fuori dalla regione Campania. Quello più vicino che riusciamo a autorizzare, che però ha poca capienza, quindi ci prende 10 tonnellate al giorno, 20 tonnellate alla settimana, è l'impianto di Perugia, pubblico, oppure più spesso siamo costretti invece a utilizzare impianti del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Sicilia. Ma sono 19 complessivamente quelli che usiamo, perché un giorno ci dà l'apertura uno, il giorno dopo chiude e ci dice non vi posso prendere, andate da un altro, quindi siamo ostaggio di questo sistema. Spendiamo mediamente 155 euro la tonnellata tra trasporto e conferimento per allontanare questi rifiuti e farli diventare compost, quindi una risorsa. Se avessimo un impianto di compostaggio dentro casa, intendo dire nella provincia di Napoli, noi spenderemmo quello che oggi sono i valori di mercato per i costi operativi dell'impianto e per le manutenzioni, tutto quello che deve essere fatto, spenderemmo circa 80-85 euro la tonnellata, quasi la metà, quasi la metà. Non solo, ma risparmieremo inquinamento ambientale, perché anziché andare con i bilici degli autotreni a distanze di 5, 600, 700 km da Napoli inquiniamo, ovviamente siamo costretti a farlo perché diversamente non si può, e potremo avere un impianto vicino e quindi ovviamente rallentare il carico ambientale determinato dall'emissione di CO2 in atmosfera. Beh, questo non proprio. Ci arrivo ora un minuto. Il compost che si produce da rifiuti organici prelevati da utenze domestiche o da utenze specifiche, le grandi macellerie, la grande distribuzione organizzata, i mercati generali e l'ortofrutta, è un rifiuto abbastanza puro e quindi può essere avviato alcuna diffusione dei calendari di raccolta e le spiegazioni ai cittadini su come ci si deve comportare rispetto ai materiali da collocare nei vari contenitori. Riguardo alla differenziata porta a porta Scampia, non pensate possa essere difficile dato il quartiere abbastanza problematico? Non è poco difficile, è molto difficile. Però guardate, noi veniamo da un'esperienza che quando ci fu chiesto di attivare la raccolta differenziata porta a porta a Chiaiano, ci dettero tutti dei pazzi, quindi non è possibile, a Chiaiano non potrete mai riuscire a fare la raccolta differenziata porta a porta. La raccolta differenziata a Chiaiano si fa, abbiamo un risultato che non è così eccellente come in altri quartieri della città, siamo intorno al 55-56% di risultato, che però è moltissimo rispetto, no? Se pensa che Salerno fa il 52-53%, il 55% di Chiaiano siamo là, e Chiaiano non è una città, diciamo, come sarebbe, delle problematiche ambientali, territoriali, morfologiche di differenti. Scampia è molto difficile, cominceremo con circa 12.000 abitanti dei lotti, di un lotto che prevede di servire subito i parchi chiusi, poi altri 13.000 abitanti dei parchi aperti e poi 11.000 abitanti delle case più basse. Quindi prima andiamo nei parchi chiusi, cioè quelli che ci offrono la possibilità di collocare i contenitori per la raccolta differenziata nelle pertinenze dei parchi, in modo sicuro, in modo da togliere dalla strada. Guardate, il primo impatto della raccolta differenziata porta a porta è che dalla strada devono sparire i cassonetti, quello è l'elemento, devono sparire i cassonetti dalla strada e ci devono essere sulla strada soltanto i contenitori delle campane per il vetro, perché il vetro tenuto in famiglia non lo puoi tenere per troppo tempo perché diventa pesante trasferirlo, è ingombrante e quindi il vetro lo devi mettere su strada, ma tutto il resto dei rifiuti è possibile farlo così. Quindi Scampia è difficile, però veniamo dall'esperienza di Chiaiano. Confidiamo soprattutto su una cosa, guardate, noi su Scampia abbiamo molti nostri operatori che sono residenti nel quartiere e che da tempo ci sollecitano, cioè sono lavoratori di Asia che vivono a Scampia e che dicono la vogliamo fare, quindi confidiamo sul fatto che la città è pronta a riceverli, la città è pronta a riceverlo questo tipo di servizio. Lì abbiamo la fortuna di avere molti nostri operatori che sono residenti e che quindi ci mettono, diciamo così, un quid di generosità in più nel farlo funzionare. Cominceremo. Per quanto riguarda Rione Lieti, si parla di 17.000 abitanti coinvolti e quindi questo ci consente di chiudere tutta l'area di Colli Aminei, che abbiamo cominciato
a luglio del 2008, l'avvio è previsto alla metà di aprile, perché entro la metà di aprile contiamo di aver fatto tutti e 44.000 gli abitanti di Scampia serviti secondo questi tre step, questi tre passi che dicevo, 1, 2 e 3. Dopodiché il nostro programma prevede a maggio Posillipo, sono 27.000 abitanti coinvolti e anche lì porta a porta introdotto. Per fare in modo che al 30 giugno, questo è il programma che abbiamo, al 30 giugno gli abitanti serviti possono essere 81.000 che si sommano ai 136.000 e ci portiamo quindi sopra i 200.000 abitanti serviti di porta a porta. Questo significa che 81.000 abitanti serviti con il sistema porta a porta da qui a giugno dovrebbero darci, queste sono le aspettative, ma prudenziali, quindi pensiamo di tenere una media di raccolta differenziata in queste tre aree intorno al 55%, cioè la più bassa che abbiamo in città, che è quella di Chiaiano, però a Foglia Minei riusciamo a fare anche il 70-71%, a Bagnoli abbiamo addirittura punte del 79-80%, Ponticelli le cose non vanno tanto bene, al 58%, a San Giovanni, però ci teniamo sulla percentuale più bassa, che è quella di Chiaiano. Se facessimo con 81.000 abitanti il 55% di raccolta differenziata, il contributo annuo allo sviluppo della raccolta differenziata di questi abitanti sarebbe del 4-5%. Quindi passeremo dal 18,5% che abbiamo adesso, causa emergenza del 2010, il 19% nel 2009, passeremo a un 23-24% solo con queste iniziative. Nella seconda parte dell'anno prevediamo altri 100.000 abitanti da portare serviti da porta a porta in altre zone, aree della città, secondo un criterio che è quello della chiusura degli anelli esterni della città e poi da quelli scendere verso il centro. Dal 1 gennaio dell'anno prossimo ASIA gestirà in proprio tutti i servizi di appalto, quelli che ora sono in appalto. Quindi non ci saranno più gli appaltatori Enerambiente, Docks, Genovesi, Veneziani, niente, gestiremo tutto da soli dal 1 gennaio del 2012 e in questo modo contiamo di poter fare anche la raccolta differenziata come abbiamo imparato a farla, come cittadini hanno imparato a farla anche nelle zone più centrali. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine dell'anno, è vero, nelle